ricominciare. È stata una festa per tutta la montagna pistoiese, l'inaugurazione a Maresca che segna la ripartenza della casetta Pulledrari. La porta di accesso alle bellezze della foresta del Teso, da anni in stato di abbandono, dove, grazie a un progetto finanziato dalla Regione Toscana, è stata sistemata l'area che comprende parco, chiosco per la vendita di cibi e bevande e il punto noleggio e bike. Tutto affidato in gestione all'associazione Vivere Piteglio, vincitrice del bando indetto dai comuni dell'Appennino Pistoiese. Qui è stato tutto ripulito, messo in ordine, messo a norma, e abbiamo questa attività di ristoro con queste due casette di legno e saranno aperte tutti i giorni fino alla fine di settembre. E poi dalla fine di settembre in avanti, in fine settimana, saremo qua ad accogliere la gente che viene a fare le passeggiate, che viene a fare i giri in bicicletta. Abbiamo 10 e-bike messe a disposizione dal comune di San Marcello Piteglio che affittiamo e organizziamo percorsi sia a piedi che in bicicletta nella foresta del Teso e nelle tutte le vette dell'Appennino Tosco-Emiliano. Un bel modo di riaccendere un riflettore, una luce che speriamo ci serva anche per riportare l'attenzione sulla casetta, perché questa struttura è un patrimonio importante che ha bisogno di un investimento altrettanto importante, quindi in questo momento lo stiamo progettando, ma siamo certi che avremo bisogno del sostegno delle istituzioni e di tutti i soggetti che ci vorranno mettere del mondo. Venire alla casetta e trovare un degrado come c'è stato negli ultimi anni era una roba che chiunque di voi è del territorio lo sa, cioè, faceva piangere il cuore. Cioè, a me personalmente oggi il cuore mi si è allargato e negli ultimi giorni, quando ho visto che andava tutto a compimento, è stato anche per certi aspetti commovente, ma non perché questo sia la soluzione a tutti i mali, perché questo è la ripartenza.